scrivere il mio verteggio con il caro della parte del comune di fare un piano di sala di esercizio, diciamo così. Ma no, c'è cioè, praticamente per quanto riguarda il nodito, a partire da dove c'è l'impianto di trattamento di rifiuti fino giù alla Foce, abbiamo fatto con un'azienda di Vibola, la Nautilus, 18 canotaggi sistemati in maniera tale che potesse caratterizzare tutto il tratto di Dumara, e 9 pozzi, e 9 zone, così chiamano, sono dei pozzi dove si va a prelevare l'acqua per fare le analisi. Fatto questi canotaggi, questi pozzi, abbiamo fatto tutto un sacco di tante analisi, è inutile che mi vada a spiegare tutte le cose, però allora vi dico le conclusioni. Il risultato delle analisi. I valori che praticamente superavano le tabelle della normativa erano l'arsenico, che è un metallo pesante, ma non di molto, diciamo, superava di poco i valori tabellari. Poi c'era lo stagno, lo zinco e i fitofarmaci, tre tipologie di fitofarmaci. I fitofarmaci provengono dai pesticidi e dagli antiparassitari. Anche l'assenico, quando non deriva da provenienza naturale, come succede a volte da alcune rocce, in questo caso si può, io ho scritto, si può praticamente attribuire il valore dell'assenico all'utilizzo di fitofarmaci, perché è una sostanza presente da alcuni antiparassitari. E inoltre la provenienza poteva pure venire dal fatto che la fiammata del nodito, non so chi voi la conosce, già da allora, non è che non l'ho fatto leggere, perché la fiammata del nodito quando ero ragazzo era una fiammata, un osso, diciamo, no? Ci andavamo a pescare le anguille. Da 20 anni in questa parte, più o meno, è diventata una pescare di ciò aperto. Quindi se noi andiamo in questo momento a pescare nella fiammata del nodito, quando io ho fatto il piano di caratterizzazione, abbiamo fatto 2 conferenze di servizi con i vari enti, le poste, alta, per l'ASA, per la provincia, tutti gli enti che entravano in gioco, e perché il piano di caratterizzazione era la fase iniziale per cercare di capire quali erano gli inquinanti e se erano inquinanti, e poi doveva proseguire la regione con i passi successivi che erano quelli di andare a bonificare l'aria. No. Poi, per quello che so io, si è tutto bloccato, quindi non so più se fa la regione a continuare. Perché il secondo passo era, visto le conclusioni che ho fatto io e che io ho scritto alla mia, che questo sito risultava contaminato da queste sostanze e che bisognava bonificare fino a una certa quantità di 8 metri il fondo, e dopodiché cercare anche di evitare che il futuro si possa di nuovo contaminare, no? Ovviamente, perché è una cosa più importante. Quindi, ho avuto contezza di un altro studio di un mio collega che ha fatto uno studio per dei privati, sempre del Nolito, e anche lui il valore che veniva superiore era la segna, lui ha fatto un controllo molto più, diciamo, quindi lì ovviamente mi muovo in vedere che lo studio che ho fatto tutta la priorità, perché noi andiamo a vedere che ci sono, come diceva Arturo, ci sono delle aziende che regolarmente invece di rifiuti di andare a portarli, devo portarli, le vanno a deportare lì, quindi ne so, andiamo lì, troviamo Ether, troviamo vernici, troviamo gomme, qualcuno può anche rimuovere le gomme, e quindi poi si crea la tossina, i frani, che poi nell'aria si va a depositare nella nostra casa, nel nostro giardino, la respiriamo, no? Ovviamente. E inutile che io, perché siccome io ho una storia, ho 50 anni, ma da 40 anni mi occupo di ambiente, che sono come un cosiddetto ambientalista estremo, un occupato, diciamo, no? Uno di quelli che, voglio dire,
fa sempre la lotta alle palme, a volte, che il re, guardando l'ambientalista, questo qua è un più palle, quello che per lui non va mai niente in tempo. Quindi io, dopo alcuni colleghi con l'età si sono un po' diciamo inseriti, sono delle brave persone, io purtroppo ancora 50 anni sono un sempre di solito non più palle, che vado a occuparmi di questo. È la mia, non cambierò mai. Quindi voglio dire, per quanto riguarda il discorso che diceva Arturo, perché lo parlava della discarica di Sanremo, lì quella discarica è stata costruita dall'ufficio del commissario delegato, perché nel periodo del Novito esistevano due discariche che giacevano sul piano della Fiumara. Quando ancora prima del 99 ogni comune aveva una buca qualsiasi per terra di fiume, si tenne l'occhio. Ovviamente, alcuni le facevano nella buca del cielo. Se le due volte hanno solo un po' di mezzo sul piede del mare, no? Quindi, l'ufficio del commissario, dopo vari studi, perché c'era anche un ipotesi che volevano venire con un inceneritore mobile a bruciare, poi passò la linea di fare invece una buca in una zona dove c'è, dove c'è la cava dell'argilla, no? E quindi c'era già una sede già stabilita. Hanno fatto il progetto lì, hanno messo il terreno sotto e questi rifiuti che ormai erano già inertizzati, ormai già avevano fatto un processo di 30 anni, li portavano dentro, li capsulavano, come se fosse una caramella stellare, quindi un po' all'interno intorno. Sul terreno ci sono circa 2 metri di terreno, ci sono dei pozzi per il controllo del percolato, con delle serbatoie, ma lì il percolato non si può produrre, perché spiego semplicemente perché lì praticamente essendo tutti inertizzati, essendo che è tutto la scarica capsulata, l'acqua non può penetrare e non c'è percolato. Accanto lì è successo che dopo passare degli anni c'è il commissario, si è estinto, c'è stato l'affresso all'ambiente, quella scarica è stata abbandonata, ovviamente, però abbiamo visto che la rete da quei punti è rotta, anche per c'è la pezza, il sindaco si è assunto un minuto, non lo so perché, anche in caso non lo so, posso parlare prima, di sistemare la rete, e metteremo un pedraccio al cancello, e quindi le pecore a breve tempo non andranno più a pascolare. Per quanto riguarda la base calcare, quella che c'è il puro, quella è una buca che l'hanno creata chi ha prelevato la cina. E quindi con passare degli anni non è già fatto questa buca di argilla. Quando piove, essendo l'argilla un materiale impermeabile, si crea questo piccolo laghetto. A mio modo di vedere è un laghetto di acqua non inquinata. Però per maggiore il sindaco ha detto che faremo delle analisi, stiamo cercando di capire come andare a fare dei ragionamenti per l'acqua e cercare di capire se è o non è inquinata. Quindi questo per dirlo per quello che so io, diciamo, no? Per quanto riguarda il Novito, io nel 2018 ho fatto questo lavoro, i rifiuti non sono, anzi sono sempre aumentati, quando piove molto c'è la regione, buona parte porta male, quando marcio mi porta male la spiaggia. La Fiumara è di competenza della, non è di competenza del comune, ma poi è di competenza del demanio, no? Certo, però io dico che la Fiumara soprattutto è nostra e quindi noi cittadini dovremmo cercare di fare in modo, chiunque no, tutti, per cercare di fare in modo, se lo fanno cercare di portarla ad essere quella che era 30 anni fa, ma per il bene di tutti, per il bene dei nostri figli, perché poi tu va male, per quello che il mio intervento dice. Grazie ingegnere, io volevo solo aggiungere un particolare per quanto riguarda il Novito. Qualche giorno fa il sindaco di Agnana, Caterina Fulfero, ha scritto un post dove dice: per quanto riguarda il Novito, negli anni 90 hanno portato materiale, si dice che erano rifiuti dell'industria, ed è stato sversato nel Novito in località Androtta, territorio di Agnana. Che fine abbia fatto quel materiale nessuno lo sa. Se ne viene negli anni trascorsi l'hanno portato via. Questo è quello che dice il sindaco di Agnana e riteniamo che essendo non si sarebbe assunto la responsabilità di dire una cosa che non... Adesso stiamo parlando di una cosa che è stata
io lo so